Giorni dedicati all'ambiente, puntuale a luglio a Roccella Ionica, bandiera blu da 19 anni consecutivi. L'appuntamento con la Festa dell'Ambiente è una manifestazione promossa dall'Assessorato Comunale alle Politiche Ambientali, guidato da Fabrizio Chiefari e dedicata all'ecologia, con un'attenzione particolare allo sviluppo sostenibile del territorio e alla valorizzazione delle sue risorse. Tu, l'ambiente ed io, il tema dell'edizione 2021. È stato così messo a fuoco attraverso dibattiti, proiezioni di film e documentari e stand informativi ed espositivi programmati in 3 serate, nella cornice di Largo Colonne. Nell'ultima serata, come argomento, l'ambiente ci parla. Oggi ci occuperemo proprio di descrivere com'è la condizione del nostro mare in questo periodo, che non è bistrattato, è semplicemente un po' più sporco perché è più utilizzato dalla gente che viene in vacanza e comunque più utilizzato dalle persone che finalmente vanno a mare per poter fare il bagno. Ovviamente da calabresi siamo abituati ad un'acqua pulita e trasparente, caricandola di nutrienti durante tutto l'anno, ovviamente non facciamo altro che dare da mangiare a tutto quello che esiste nella colonna d'acqua, quindi parliamo delle piccole alghe e di altri animali, quindi cerchiamo oggi di tranquillizzare le persone perché vedono le normali campagne di monitoraggio e i dati che l'ARPACAL pubblica continuamente, quindi magari vedono qualche sforamento particolare e vogliono delle indicazioni più precise oggi in questa platea, e in più sono preoccupati sia di queste schiume e quindi descriveremo il programma di sorveglianza algale che effettua l'ARPACAL, il programma di balneazione e anche vogliono delle indicazioni più precise sulle meduse. Sono veramente preoccupante. Cosa c'è? In realtà c'è qualcosa di veramente preoccupante? L'unica cosa preoccupante è il nostro comportamento, perché se non cambiamo il nostro comportamento tutto l'anno assolutamente non possiamo fare niente per migliorare il mare, quindi questa è l'unica cosa che mi preoccupa, perché tutto il resto è naturale, fa parte di un ciclo naturale assolutamente risolvibile. Allora, Liliana Cirillo, le api dicono sono sentinelle dell'ambiente, ho capito, ma noi che ambiente dobbiamo riservare loro? Quello che dobbiamo riservare loro è quello che serve a noi, un ambiente pulito il più possibile, quindi sano, possibilmente con meno pesticidi, fitofarmaci, che fanno male sia a loro, perché praticamente vanno a impollinare e quindi vanno a raccogliere il nettare di questi fiori, che poi automaticamente sono fitofarmaci che noi ritroveremo comunque nei prodotti che andremo a mangiare. Quindi quando noi vediamo delle api morte, quando vanno, non lo so, in un campo ormai ovunque, un frutteto, e vediamo queste api che sono morte, già lì iniziamo a capire che qualcosa non va. Non va nel territorio, non va nella campagna, ma automaticamente non va nelle nostre tavole e di conseguenza non va nei nostri corpi. Api potrebbe significare anche occupazione giovanile? Esattamente, sì. In effetti l'apicoltura in Calabria si è sviluppata ultimamente grazie a diversi decreti e l'apicoltura in pratica dal 2004 ad oggi, facendo un resoconto, o meglio, c'è la BDA che sarebbe la banca dati apistica, che in pratica è il censimento annuale di tutti gli alveari che abbiamo in Calabria. Posso dire tranquillamente che siamo arrivati a 110.000 alveari in tutta la Calabria, partendo da 60.000 alveari nel 2004, quindi possiamo dire che è raddoppiato. Questo cosa significa? Che sono aumentati gli alveari e di conseguenza sono aumentati gli apicoltori. È un settore che affascina, ma dobbiamo non dimenticare che le api non sono comunque, anche se noi allevatori alleviamo le api, non sono animali domestici, quindi possiamo essere custodi di api, ma non pastori.